Facciamo la foto? Se volete, chiamatela ad Argentina. La tenera azzurra si arricchisce infatti grazie alle ottime relazioni di Pierpaolo Marino, di altri due giocatori argentini, il difensore Carlos Mateu e l'attaccante Facundo Parra, entrambi classe 1985, provenienti dall'Independiente e sotto l'egida dell'agente Leo Rodriguez, a sua volta ex attaccante atalantino degli anni 90. Il mio obiettivo era quello, di poter tornare a Italia, giocare qua. Sono contentissimo per questa opportunità, anzi per arrivare a questa società, che è una società grande, seria, professionale. Io sono così un giocatore che mette il cuore sul campo, che sono un difensore centrale, che posso giocare anche da terzino. L'ho fatto già a Cagliari, per quello lo posso fare qua. Mi trovo bene. Il gruppo è un gruppo tosto, un gruppo buono. Adesso sono più grande, con più esperienza. E credo che è diverso da quel Matteo che ha giocato 3 anni fa a Cagliari. Conosco Michele Ferri, che ha giocato con lui a Cagliari. Ho giocato incontro di Morale e di Marzi in Argentina. Sono stato il capitano all'Independiente. Io ho una scadenza di contratto l'ultimo anno e per quello ho avuto qualche problema, però niente di più, è per quello. Primero mucho, mucho miedo de subirme al globo. All'inizio lui era un po' contrario perché era stanco per le ore di viaggio, e poi dopo cosa è successo? Che pensava che era una cosa di 5 minuti, invece si è trovato lì in quella foggia, però non avevo capito che io avevo bisogno di qualcuno che mi sostituisse sulla mongolfiera. Leo mi dijo che era un club un sueño era sognato, así que era l'opportunità mia. Così si è venuto a giocare una carta per il suo futuro. Lui viene per giocarsi una carta importante e per tentare di rimanere qui altri 3 anni. Anche se lui in Argentina aveva offerte anche da altri paesi sudamericani. Quindi per lui il venire qui è un mettersi in discussione.